Giuseppe Parini è uno dei poeti più rappresentativi del Settecento lombardo. Di se stesso egli ha detto: «Ho scritto dell'amore e non ho mai avuto una donna». Oggi conosceremo meglio la sua vita e le sue opere. Giuseppe Parini nasce nel 1729 a Bosisio, un comune della Brianza che in suo onore ha cambiato nome in Bosisio Parini. Muore nel 1799 a Milano. All'età di 10 anni, Parini si trasferisce a Milano presso una vecchia prozia, che, morendo, nel 1740 gli lascia una piccola eredità, ma a una condizione: deve continuare gli studi per prendere i voti. Viene così ammesso alle scuole dei Barnabiti di Sant'Alessandro e i genitori lo raggiungono in città. Fa numerose assenze, poiché è di salute molto cagionevole. Si trova sempre in ristrettezze economiche e deve spesso sacrificare gli studi per lavorare. Coltiva un grande interesse per la cultura classica e nel 1752 pubblica la raccolta poetica Alcune poesie di Ripano e Upilino, contenente componimenti legati a modelli arcaici e berneschi. La poesia bernesca prende il nome da Francesco Berni, che nelle sue rime aveva dato una nuova forma alla poesia burlesca. Nel 1753 Parini viene ammesso all'Accademia dei Trasformati, molto vicina ai modelli classici, ma anche aperta all'ambiente culturale milanese contemporaneo. Il nostro autore collabora attivamente con diversi contributi. Ricordiamo il Dialogo sopra la nobiltà del 1757. Dal 1754 al 1762 Parini lavora come precettore dei figli dei duchi Serbelloni e si avvicina alla vita della nobiltà del tempo, fino a quando, in seguito a una discussione con la duchessa, si allontana dalla famiglia. Dal 1763 al 1768 è precettore del giovane Carlo Imbonati, per il quale compone nel 1764 Lode l'educazione. In questi stessi anni inizia la complicata storia del suo capolavoro, Il giorno. Il giorno è un poema composto a partire dal 1763 e fino al 1799, anno di morte dell'autore. Rimane incompiuto. È formato da 4 poemetti in endecasillabi sciolti, composti in periodi diversi. Ogni poemetto racconta una parte della giornata di un giovin signore. Perciò abbiamo Il mattino, pubblicato nel 1763, Il mezzogiorno, pubblicato nel 1765, che poi diventerà Il meriggio, Il vespro e La notte, editi solo dopo la morte dell'autore, nel 1801. Come suggerisce il titolo, Il giorno narra lo svolgimento di un'intera giornata di un giovin signore della nobiltà milanese, da quando egli si sveglia a quando torna a dormire. Il giovin signore non ha un nome e non parla mai. Tutto viene raccontato dalla voce del precettore, che mette in evidenza la frivolezza di ogni gesto e la superficialità con cui il giovane affronta ogni cosa. I punti che l'autore vuole mettere in evidenza cambiano da un poemetto all'altro, ma lo scopo è quello di dimostrare la totale inverosimiglianza dei personaggi tratteggiati, delle loro piccole azioni e del contesto in cui si muovono. Parini critica la nobiltà contemporanea, degenerata rispetto a quella del passato, che si perde in inutili frivolezze e dimentica il ruolo di guida della società che gli spetta. Per questa convinzione riguardo ai compiti dell'aristocrazia, Parini viene duramente criticato da Pietro Verri, importante esponente dell'illuminismo lombardo e sostenitore dell'importanza della nuova borghesia in una società moderna. La pubblicazione delle prime parti de Il giorno ricopre Parini di un certo prestigio, tanto che nel 1768 viene nominato poeta del Regio Teatro Ducale. Cura così i prologhi di alcuni melodrammi di Metastasio e compone diverse feste teatrali,
tra cui Ascanio in Alba, in occasione del matrimonio dell'arciduca Ferdinando con Beatrice d'Este. L'autore della musica per questa festa è Mozart. Nel 1769 gli viene affidata la direzione della Gazzetta di Milano, un settimanale del governo con finalità riformatrici. Nello stesso anno diviene professore di belle lettere alle scuole palatine. Grazie a vari incarichi ufficiali riesce anche a migliorare la propria condizione economica. Contemporaneamente lavora al riordino delle sue odi. Parini scrive le poesie che compongono le odi lungo un arco di tempo molto lungo, dagli anni 50 del Settecento fino alla morte, avvenuta nel 1799. Nel 1791 esce la prima raccolta, seguita nel 1795 da una seconda. Fino ad allora l'autore le aveva pubblicate e divulgate singolarmente in occasioni varie. Le odi pariniane si caratterizzano per il contrasto tra l'agilità della struttura metrica e la difficoltà della sintassi. In base alle tematiche prevalenti, possiamo distinguere tre periodi. Il primo è quello in cui prevale la riflessione sulla società. Il poeta affronta problematiche che riguardano la qualità della vita comune. Il secondo è caratterizzato da riflessioni sull'educazione. Il terzo periodo, invece, è definito neoclassico, in quanto prevalgono immagini sfuggenti di classica bellezza che in parte rappresentano l'impossibilità per l'autore di avere una vita sentimentale. In generale, quello che ci lasciano le odi è l'immagine del poeta come nobile, in quanto uomo che si pone come guida della società, che tanta fortuna incontrerà poi durante il Risorgimento. Gli ultimi anni della vita di Parini sono fortemente condizionati dalla Rivoluzione francese e dall'arrivo dei francesi a Milano nel 1796. Per il suo prestigio, il nostro poeta viene chiamato a collaborare con la nuova municipalità accanto a Pietro Verri, ma lascia presto l'incarico a causa di varie divergenze e per problemi di salute. Nel 1799 gli austriaci rientrano in città. Parini sopravvive alle persecuzioni di coloro che avevano collaborato con il potere rivoluzionario, ma muore qualche mese dopo, il 15 agosto, dopo aver scritto un sonetto in cui denunciava le violenze dei francesi. Abbiamo presentato la vita non troppo movimentata di Giuseppe Parini e le sue opere, molto importanti per la poesia italiana successiva. Chiudiamo con una breve citazione che riassume gran parte del suo pensiero. Mal giova illustre sangue ad animo che langue.